Ciao amici, sono Stefano Vagnoli e oggi sono qui in esclusiva come giornalista per Ritmi e volevo avere notizie su questo nuovo canale di batterie e batteristi che a breve sarà online, gli amici del Drum Brothers, e volevo farvi un po' di domande perché sono curioso. Grazie di essere venuto. Ma figurati, carissimi. Perché vi siete inventati questa cosa? Allora, inizialmente il Drum Brother è nato come un'idea, un'esperienza di studio che volevamo fare io e Alessandro, perché alla fine abbiamo detto, come tutte le persone normali lavorano 8 ore al giorno, dalla mattina alla sera, non vediamo perché magari un batterista non debba alzarsi dalla mattina a lavorare come fa un operaio o qualsiasi altro lavoratore. Quindi inizialmente abbiamo solamente avuto l'idea di attivarci e lavorare come lavorano tutti. Poi abbiamo pensato di documentare questa esperienza, perché comunque avevamo una bella situazione, abbiamo una casa a disposizione, quindi possiamo usare diverse stanze, fare diverse cose, e quindi documentando il tutto magari la gente può, cioè possiamo condividere con la gente può condividere con noi anche il loro punto di vista e creare una cosa un po' più a 360 gradi. In più poi abbiamo detto, per avere comunque un, come si può dire, cioè per far rendere il programma, cioè nel senso che noi facciamo un'esperienza di studio, ma magari la gente dice, cos'è che effettivamente mi dà la sicurezza che io, se seguo questo tipo di studio, mi porta a essere come uno dei grandi che ci sono stati. Quindi noi facciamo partecipare queste persone, professionisti, esatto, che ci daranno dei consigli, ci faranno una specie di lezioni, diciamo. Esatto. Una cosa che vogliamo precisare è appunto che noi non insegniamo niente a nessuno, noi siamo qua per imparare. Noi facciamo questa esperienza per studiare le cose che servono a noi, per riuscire a diventare un giorno dei veri professionisti come quelli che appunto invitiamo per farci le vere lezioni. Loro sono quelli che fanno le lezioni, noi impariamo da loro e da libri che hanno fatto la storia dello strumento, dalla storia dello strumento stesso, gli stili, rudimenti, piuttosto che tecnica, coordinazione e tutto. Certo. Beh, interessante se poi questa cosa si sviluppa anche sotto il lato meno artistico e più umano, sia delle cose che proponete voi, sia dei musicisti che invitate. Se poi spingete anche sul versante parallelo, che non è solo quello didattico, proprio ai fini strumentale, potrebbe essere, cioè sicuramente lo trovo una cosa geniale, interessante. Sì, infatti, tante volte, cioè, magari nelle domande chiediamo anche direttamente le loro sensazioni, le loro esperienze, sia nel campo musicale, magari in certe situazioni, cosa loro hanno provato, cos'è che gli ha fatto cambiare tante volte idea, ma dal loro punto di vista, cioè artistico, personale, sì, ma esatto, però la loro lettura del momento, di come hanno letto loro quel momento in cui erano sotto pressione magari, o dove succedevano imprevisti, e quindi è molto, certo. Insegna anche non solo appunto la parte didattica della batteria, ma insegna proprio magari anche le loro esperienze di vita sul palco o fuori dal palco, nel momento in cui hanno incontrato dei grandi, come si sono sentiti loro, che poi a loro volta sono diventati dei grandi. Certo. Quindi è una cosa interessante, è curioso come... E secondo voi questa cosa, che differenza c'è tra il proporre questa cosa in un video oppure leggere le notizie del tal artista su una rivista? Praticamente, secondo me, la cosa fondamentale di questo programma è appunto il contatto che c'è tra noi e queste persone, nel senso che noi non vogliamo fare una brutta copia dell'Hudson Music, dove proponiamo una lezione con il grande, dove lui fa vedere come ha sviluppato le sue tecniche. Noi vogliamo soprattutto far vedere il nostro interesse, quello che cerchiamo noi direttamente da queste persone, quindi sì. Appunto non solo la parte didattica, ma tante volte il sentimento, sì, la loro propria parte della passione di questa cosa, sì. Dove tante volte appunto in quei DVD viene esclusa, perché ovviamente uno bisogna concentrarsi più sulla, sì, parte, anche per ragioni commerciali, è chiaro, no? Esatto. Certe cose secondo me la parola chiave di questa esperienza è condivisione, che
che parte principalmente da noi due, condividiamo questo spazio e giornate intere allo studio, fino ad arrivare a grandi professionisti appunto che condividono con noi non solo la loro conoscenza dello strumento, ma anche la loro esperienza umana e artistica. Certo, sì, è fondamentale. Chi è? Stefano. Ah, ciao. Posso? Prego, prego. Ciao, ciao. Prego. Vieni, vieni. Che fate di bello? Ah, stiamo studiando un po'. Eh beh, giusto. Senti, mi daresti un parere sul mio rullo? Volentieri. Beh, un bel rullo. Bella presa. Sì, si può migliorare come tutte le cose. Ho visto il teaser sul sito e ho visto quattro belle faccette interessanti. Datemi un'anticipazione su chi... Allora, diciamo, questi che hai visto nel teaser sono alcuni degli ospiti che abbiamo già filmato e che butteremo fuori col nostro canale YouTube. Sono Terry Link Harrington, Dave DiCenso, Eggy Castrillo, che è un percussionista non un batterista, e Skip Hadden. Fantastico. Non faremo solo interviste a dei batteristi o a... ci metteremo anche nei panni di altri musicisti, chiedendo a loro il loro punto di vista, cosa cercano da un batterista, le loro esperienze con magari grandi batteristi o anche non, che magari gli hanno aiutato, loro hanno aiutato o si sono aiutati comunque a vicenda a vedere una concezione, magari suonare per chi sta con te sul palco. Soprattutto perché la batteria sappiamo tutti che nasce ed è uno strumento d'accompagnamento. Quello, è fondamentale. Quindi non si accompagnano altri batteristi, diciamo. È la priorità. Ma infatti volevo chiedervi quello, se mi hai già risposto in parte, l'intenzione vostra è anche di invitare, che ne so, dei bassisti, sì, che sono, esatto, come dire, la parte più la simbiotica del batterista e viceversa, no? Esatto, sì, cercheremo di avere più contatto possibile con chiunque si possa trovare su un palco, ma anche non, cioè, anche per l'ascoltatore magari, cioè, qualsiasi punto di vista ci possa aiutare, esatto, a migliorare, capisci? Certo, esatto, capire che cosa ci si aspetta da un musicista e non un batterista. Sì, sì. Perché esatto, il batterista deve suonare con gli altri, non deve suonare da solo. Sì, è fondamentale che uno abbia la testa da musicista, indipendentemente dallo strumento che suona. Poi esatto, lo strumento ha il proprio ruolo, però di partenza devi avere un'idea unica riguardo alla musica, al gruppo e a far uscire un qualcosa in comune, no? La palla che rotola, quello è il gruppo. E le danze dei Drum Brothers quando si aprono? Cominceremo il 17 giugno con la prima puntata e avremo ogni venerdì un'uscita dove tratteremo degli argomenti che abbiamo studiato nella settimana precedente. E mentre di martedì uscirà una puntata di guest che sarà una o due volte al mese, dove faremo appunto questo contatto che abbiamo noi con questi personaggi che hanno accettato di partecipare. È strutturata a stagioni, nel senso che ogni stagione noi tratteremo diversi generi e diversi argomenti. Mischiati tra loro? No, tratteremo inizialmente magari a livello didattico, avremo magari cose più suddivise, poi magari andremo ad utilizzare magari delle cose che abbiamo studiato su una, cioè magari delle tecniche che... di pad, le utilizziamo, facciamo vedere come le andiamo a utilizzare magari nel jazz o nel metal, in qualsiasi campo che possono essere utilizzate, quindi. E poi con questa cosa dei guest useremo anche i loro metodi che hanno avuto, cercare di applicarli al nostro sound. Certo, fantastico. Beh, bravi brothers. Complimenti. Grazie mille. Ragazzi, ci vediamo qui allora.